Digitalent. Digitalent. Dalle 18 il tuo momento, non perdere mai l'appuntamento. Dai, clicca e dimostra il tuo talento. Dal lunedì al sabato con Cecchetto su Digitalent. Digitalent. Benvenuti al nostro nuovo appuntamento con le interviste Digitalent. Oggi andiamo in Sardegna, andiamo a conoscere il Talent Week di questa settimana, che è Andrea Zara, in arte Zara. Ciao Andrea, come stai? Tutto bene? Ciao Marco, tutto bene, dai. Stiamo ancora in fase lockdown, sblocco regioni, però ancora, diciamo, tutto bene, dai. Diciamo che è una regione covid free, vai. Esatto, vai. Allora, parliamo un po' invece di musica, parliamo del tuo talento e di Digitalent. Ti do un minuto, come fa il buon ovviamente, per raccontarmi chi sei, cosa hai fatto. Dai, vai, parti. Allora, io mi chiamo Andrea Zara, in arte Zar. Questo Zar nasce un po' diciamo, per gli amici, no? Fin da piccolino mi chiamano Zar, quindi mi piaceva comunque la sonorità. Allora ho detto, dai, mi chiamo Zar. Ho 21 anni, sono sardo, esattamente del centro Sardegna, un paese che si chiama Bolotana, ma da quasi 5 anni vivo appunto a Roma, tra Roma e Latina, e diciamo che sono partito, ecco, per inseguire il mio sogno. Quindi ho iniziato a cantare che avevo circa 8 anni, 9 anni, poi ho iniziato a prendere lezioni di canto, la cosa è diventata più seria, ho fatto le prime serate, diciamo, anche nell'isola, appunto, e poi a 17 anni ho detto vado a Roma, che magari lì trovo, come dire, il varco, ecco, per una possibile carriera, chi lo sa. I Digitalent è un nostro nuovo appuntamento, quindi una nuova tappa del tuo percorso. Come l'hai scoperto? Cioè, come sei approcciato al talent di Claudio? Allora, in realtà diciamo che è nata molto, molto casualmente questa iscrizione, questo scoprire Digitalent. Praticamente c'era un mio amico che aveva già fatto questa cosa, allora mi ha mandato il link, ha detto, guarda, cavolo, mi ha chiamato improvvisamente Claudio Cecchetto. Io ho detto, cavolo, è una cosa fantastica, ma cosa hai fatto e tutto? Allora lui mi ha spiegato, mi ha detto, guarda, sta realizzando proprio questo talent. Ho detto, no, lo devo fare anch'io. Manco 10 minuti, cioè io ho mandato appunto la richiesta di chiamata, meno di 10 minuti lui mi chiama. Cioè io avevo il cuore a mille, ho detto, cavolo, Claudio Cecchetto mi sta chiamando. Però diciamo che siamo qui, è andata bene, dai. Un segno del destino, dai. Assolutamente. Leggo nella tua bio che un tuo punto di riferimento da sempre è Tiziano Ferro. Ah, sì, assolutamente. Tiziano ha quella, io penso, senza togliere niente agli altri artisti, ecco, italiani, ma penso che sia il talento numero uno, appunto, quello con la tecnica vocale più forte, cioè ha una voce incredibile. Poi magari un po' perché mi ritrovo, ecco, perché io ho una voce baritonale, possiamo dire. Anche lui ha questa bella voce possente. E quindi mi ritrovo, sì, nelle sue melodie, nei suoi testi, nella sua voce. Ecco. Quest'anno tu fai la maturità, giusto? Mi dicevi prima che ti stai maturando al liceo musicale di Latina. Esatto, esatto. E poi cosa vorresti fare? Vuoi fare qualcos'altro sempre nel mondo della musica? Cioè, oltre chiaramente per seguire la tua passione, ma dico anche sotto profilo degli studi, oppure vai e cerchi di sfondare così? Io, diciamo, sicuramente continuerò a propormi, a farmi conoscere, magari provare qualche talent, ecco. Però sicuramente continuerò nel mondo della musica. Io vorrei andare verso Milano, quindi fare il conservatorio di canto pop, che c'è da poco, è una laurea molto interessante, quindi sto valutando, ecco, un possibile trasferimento a Milano per il prossimo anno. E stai anche lavorando al tuo primo EP, giusto? Hai anche messo un po' di canzoni. Sì, allora... A che punto siamo? Beh, diciamo che siamo a un buon punto, manca qualche brano, abbiamo ultimato praticamente l'EP, sono molto contento, ho già fatto uscire 2 singoli, il primo Come la vita, che è quello che ho cantato nella prima puntata, diciamo, con Claudio, e poi è già uscito Mai paura, che è un altro singolo uscito a novembre circa,
E adesso siamo in, come dire, in direzione d'arrivo per un altro singolo che uscirà, un mood diverso, quindi frizzante, quindi estivo, che magari faccio sentire in queste puntate in anteprima, Claudio, vai. E com'è che nascono le tue canzoni? Cioè, la tua fonte di ispirazione è il tuo vissuto, la tua quotidianità? Osservi, raccontami un po' il processo di scrittura, allora, e realizzazione. Guarda, io penso che le canzoni possono nascere sia per quando, diciamo, programmate, ecco, tra virgolette a tavolino, chiamiamole così, però io credo che le canzoni più vere, quelle pure, possiamo dire, nascono da dei momenti appunto di tristezza, di felicità. Io in particolar modo prendo molto dal mio vissuto, per esempio il brano Come la vita, il primo brano che ho fatto, ha un testo, diciamo, a me, io sono molto legato a quel testo perché era un periodo molto molto buio della mia vita, e questa canzone è stata un po' la testimonianza di un passaggio, ecco, una storia d'amore che è finita e che però mi ha dato la maturità per andare avanti, quindi ho realizzato da una mia esperienza personale. Le canzoni più belle ovviamente sono quelle lì, secondo me, quelle che nascono così da dei momenti. A me capita, a volte magari mi sveglio durante la notte e scrivo due frasi così, un pazzo praticamente. Io mi alzo, scrivo in un foglio, poi la mattina appena mi sveglio continuo con le frasi e poi nasce qualcosa di bello. Magari, come possiamo dire, certe canzoni nascono in poco tempo, ecco, magari appunto Come la vita è nata, io credo, in un'ora, poi dopo ovviamente qualcosa la correggi, ecco, qualche parola, però per esempio Come la vita è nata in un'ora, poi magari altri testi ci possono mettere magari anche mesi, questo. Mi vuoi cantare qualcosa? Facciamo. Assolutamente. Dai, cantami un pezzettino di quello che vuoi te, quello che ti... Ma che come? Quello che vuoi, cioè un tuo inedito, una cosa, quello che vuoi, dai, facci sentire. Guarda, sai che faccio? Faccio, appunto, ho detto che il mio punto di riferimento è Tiziano Ferro, faccio un pezzettino di una canzone di Tiziano Ferro. Vai con Tiziano, vai. Faccio una canzone che non molti conoscono, che è del 1997, quindi quando Tiziano stava iniziando, e si chiama Quando ritornerai. Okay. Ok, ci siamo. Così a cappella. Vai. Quando ritornerai, dimmi quando potrò vederti, quando sarai con me, dimmi quando, dimmi se in te vivo anche un po', oppure no, dimmi di te, quando la notte sei sola, no, dormi mai, quando ritornerai e quando sarai sempre lontana, quando ritornerai, dimmi solo se, soltanto se, ancora se, ci sei soltanto tu. Eccoci qua. Grande Andrea, perfetto. Allora Andrea, ti ringrazio tantissimo della chiacchierata, io aspetto, ho un posto qua per dietro di me per un tuo disco. Fantastico, speriamo che Claudio... Voglio vederlo, voglio vedere il disco di prima o poi. Marco, speriamo che nasca qualcosa, ecco, con Claudio, un'intesa, qualcosa del genere. Assolutamente, come ti dicevo, se Claudio ha visto qualcosa in te, cioè, poi sta a te tirare fuori tutta la tua passione, tutta la tua forza e tutto il tuo spirito musicale. Partendo il disco, Ciao, buona giornata. Dalle 18 il tuo momento, non perdere mai l'appuntamento. Dai, clic e dimostra il tuo talento. Dal lunedì al sabato con Cecchetto su IG Talent. IG Talent.